4 dicembre, Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Festa aperta al pubblico nella caserma di Viale Randi, dove sono state organizzate varie attività dimostrative con particolare coinvolgimento degli spettatori più piccoli. Il programma consiste in una cerimonia religiosa svoltasi alle ore 9, dalle ore 9 alle ore 10. Poi il seguito della giornata consiste nel effettuare da parte del personale operativo una serie di esercitazioni. Qui assiste l'intera cittadinanza perché la caserma nella giornata odierna è aperta alla cittadinanza. Esercitazioni che vanno dall'incidente stradale all'incidente incendio di appartamenti ai piani alti, diciamo, soccorso attraverso telo da salto, eccetera. E questo è nella giornata odierna, diciamo, nelle due ore che va dalle 10.30 alle 12.30. Nel pomeriggio invece dalle ore 15 alle ore 17, con la collaborazione del personale dell'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo, facciamo una pompieropola all'interno della caserma. Cioè, sono quelle manifestazioni che durante tutto l'anno vengono svolte fuori per la provincia, che dove, in genere nelle scolaresche, cui diciamo, è prevista la partecipazione dei bambini delle scuole elementari. Tutto improntato alla massima parsimoniosità, in quanto tutto ciò si svolge con tempo libero del personale, senza onere a carico di nessuno, con qualche sponsor che manda qualcosa in volo, spontaneamente. Ecco. Qual è oggigiorno la situazione dei Vigili del Fuoco? La carenza organica di Ravenna, che oscilla sul 10%, è pari a quella nazionale. Lo stipendio dei Vigili del Fuoco e lo stipendio dei dipendenti pubblici che diciamo, è bloccato da 2 anni per i prossimi 2 anni, quindi il problema dello stipendio è lo stipendio che percepisce qualunque dipendente, forse è poco riconosciuto l'indennità di rischio che corre il Vigile del Fuoco, però lo stipendio è quello del dipendente pubblico. Che... Federico Lega per Ravenna Web TV.